momento. Ne parliamo con il sindaco Cuomo. Quali sono le opportunità? Le opportunità sono principalmente per i giovani e per i piccoli artigiani. È un'opportunità che dà la Regione Campania e l'assessore Nappi, il direttore generale di Invitalia, si spiegheranno in quali modi loro possono accedere a questi finanziamenti in modo da agevolare le nuove iniziative sul territorio e dare la possibilità ai giovani di dargli un futuro migliore. Riguardano quindi solamente giovani o anche a imprese che già esistono? No, principalmente sono nuove aziende e anche in minima parte per aziende già esistenti che hanno determinate caratteristiche, così come verrà spiegato nel convegno. Microcredito, microimpresa, lavoro autonomo. Ne parliamo con l'assessore Nappi, qui stamattina a Sorrento, per l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale. Sì, è un'iniziativa importante perché stiamo puntando seriamente alla possibilità per chi non ha idee, per chi ha idee ma non ha mezzi, per chi ha difficoltà ad accedere al sistema bancario, di trovare invece, grazie alle risorse della Regione Campania, degli strumenti concreti. 25.000 euro senza interessi e senza garanzie da restituire in 5 anni sono un modo con il quale puoi cominciare un'attività, la puoi mettere in regola, puoi avviare un nuovo percorso oppure renderlo più forte, puoi superare delle difficoltà che stai vivendo, e quindi l'obiettivo vero di questo strumento è proprio quello di dare un'opportunità in più a chi è più indietro, a chi oggi vive difficoltà in un momento di crisi come questo, ma anche a chi ha una proposta, un progetto che non sapeva come realizzare e che invece può oggi cominciare a nascere. Lo abbiamo fatto con uno strumento peraltro che è trasparente, che funziona a sportello, nel quale si segue un ordine cronologico proprio perché è tempo di trasparenza e di utilità nell'uso delle risorse pubbliche. A chi è rivolto? Ai giovani o anche a imprese già esistenti? È rivolto innanzitutto ai giovani, alle donne disoccupate di lunga durata, alle piccole e piccolissime imprese della Campania, ma è rivolto anche ai giovani professionisti, che sono un mondo spesso dimenticato. E insomma, sostanzialmente è un'apertura molto ampia al riferimento, che parte però da quelle che sono le nostre grandi priorità. Sicuramente in Campania la grande priorità è dare opportunità alle donne e ai giovani di entrare nel mercato del lavoro. Tra l'altro questi strumenti hanno anche un importante ritorno, perché se noi riusciamo a costruire nuove imprese, abbiamo anche ulteriori opportunità occupazionali che queste stesse imprese riescono a sviluppare. Parliamo con il consigliere del Comune di Sorrento, Massimo Coppola, da sempre vicino ai giovani. Quali sono le tantissime iniziative dedicate ai giovani qui al Comune di Sorrento? Beh, questa mattina specificamente siamo qui per promuovere un'iniziativa posta in essere dalla Regione Campania che ha come oggetto il microcredito, che si propone la finalità di agevolare l'inizio delle attività ai giovani e a altri soggetti svantaggiati o anche persone giuridiche come associazioni o cooperative che vogliono intraprendere un'attività di impresa. Lo fa sostenendo queste iniziative attraverso un credito a tasso zero, finanziabile per un massimo di 25.000 euro. In questa iniziativa il Comune si pone di essere un collante tra l'ente erogatore e i giovani del territorio, al fine di promuovere, di diffondere questa iniziativa e di favorire l'inserimento della maggior parte dei giovani della penisola. Ovviamente non è l'unica iniziativa che facciamo, ci sono state nell'anno 2012 le iniziative dello Sportello Lavoro e della Carta Giovani che hanno avuto ampia diffusione e che hanno consentito ai giovani di essere coinvolti appieno nella vita politica ed amministrativa della città. In che modo riuscite a informare i giovani e quindi a portarli a utilizzare questi strumenti? Oramai i canali dell'informazione sono stati stravolti dall'avvento di internet, delle nuove tecnologie, quindi anche noi ci avvaliamo dei canali informatici prevalentemente, oltre che dei canali tradizionali per contattare i giovani, per metterli al corrente delle iniziative che noi poniamo in essere. Tenga presente che presso il Centro Informa Giovani del Comune di Sorrento quotidianamente si svolgono numerosi corsi di lingua e di formazione professionale, cui i giovani hanno accesso pressoché gratuito. E intendiamo per proseguire nel solco tracciato in questi ultimi anni, garantendo sempre più servizi e avendo dei rapporti sempre più quotidiani con i nostri giovani che possono rivolgersi a noi per qualunque necessità.
Sappiamo che qui a Sorrento c'è un forum dei giovani molto attivo. Che cosa, in che modo sono stati coinvolti e quali sono state le loro iniziative più importanti? Beh sì, abbiamo la fortuna di essere sostenuti dal contributo di idee e di iniziative del Forum dei Giovani di Sorrento, che è un organo propositivo, un organo consultivo, quindi fa pervenire le proprie proposte all'amministrazione comunale, ed è stato particolarmente attivo quest'estate nell'organizzazione del Summer Sport, che è un evento sportivo e ludico dedicato ai ragazzi, che ha avuto una grande risposta di pubblico. Noi ci auguriamo di avere sempre questo tipo di contributo dal Forum dei Giovani, così come dagli altri forum dei giovani dei comuni della penisola, con i quali siamo costantemente in contatto. Black Friday, un fine di settimana di sconti a Sorrento che ha avuto un grande successo. Ne parliamo col vice sindaco di Sorrento, Giuseppe Stinga. Sì, effettivamente è stata una felice intuizione, una promozione, un evento promosso dal Comune di Sorrento insieme alla Fondazione Sorrento, che ha colto al 100% a segno l'obiettivo ovviamente che ci eravamo prefissati. In effetti abbiamo avuto un afflusso di persone, di gente, insomma, anche degni di tempi migliori, di agosto, magari insomma, dei weekend più felici. È stato anche questo dato, è stato rafforzato, è stato ovviamente rilevato anche dagli incassi che abbiamo avuto negli ultimi weekend, rispetto agli ultimi weekend che abbiamo avuto, che da un incasso degli ultimi weekend di circa 3.000 euro venerdì, sabato e domenica negli ultimi weekend si è passati a questo ultimo weekend a superare gli oltre 10.000 euro. Quindi per noi è un dato sicuramente interessante, importante, una manifestazione che, al di là di qualche piccola polemica, diciamo, ha dato sicuramente i suoi frutti. Una manifestazione che ripeterete prima di Natale? Ma io mi piace ricordare che tra l'altro proprio ieri è venuta fuori un'agenzia da parte dell'ADN Kronos, dove la Codacons, nel rilevare purtroppo una diminuzione delle vendite di oltre il 20% dei commercianti a livello nazionale, si faceva promotore di una proposta al governo appunto per organizzare il 14 dicembre il Black Friday nazionale. Quindi vuol dire che questa manifestazione ha avuto sicuramente il successo meritato. In piazza sabato c'era anche Kiss Kiss Napoli, abbiamo avuto modo di vedere che con un grande successo di pubblico. Sì, Kiss Kiss, il gruppo Kiss Kiss Radio in qualche modo affiancato, ed è stato un valido supporto, un efficace strumento per la promozione, per la comunicazione di questo evento. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti perché effettivamente hanno dato il massimo della loro disponibilità. Quindi grazie a tutti. Invitando a partecipare a qualcosa con noi, Serena Gramanti, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, e Eugenio Pietrazzi, direttore generale di sviluppo della Campania. Passo subito la parola. È quello di venire in tutto il salutare e ringraziare la vostra presenza e principalmente della pazienza. Non è nostra abitudine far iniziare la attività di un convegno che un tema importante principalmente per i giovani. Tanti ringraziamenti particolari ai tanti ragazzi che stamattina sono venuti ad ascoltare i suggerimenti del dottor Gervasi, che è del Direttore Generale d'Italia, e dell'assessore Nardi, che poi lui è il relatore della legge che è stata approvata in Regione Campania. È un momento importante sia per la città di Sorrento sia per l'intera regione Campania, l'opportunità che la regione dà a
tante imprese, sono già nate, hanno voglia di nascere. Un aiuto principalmente ai giovani affinché guardino il futuro con un maggiore ottimismo. Viviamo un periodo particolarmente difficile, pertanto è importante che tutte le istituzioni lavorano in sinergia e per questo motivo noi siamo oggi qui nel Comune di Sorrento per organizzare una mattinata di studi e di, principalmente di ascolto, perché stamattina ascolteremo l'assessore che ci dirà qual è l'obiettivo, quali sono gli scopi di questa legge, di questi aiuti, che non vogliono, speriamo, non vogliono essere come al solito soldi dati senza far raggiungere nessuno scopo o soldi ampiosi. Abbiamo necessità che i finanziamenti vengano dati a quelle imprese serie, a quei giovani serie, a quei lavoratori che hanno intenzione realmente di creare nuove realtà sui vari territori dell'intera regione. Questa è la speranza di noi amministratori di Sorrento e speriamo che andiate via convinti che questa opportunità sia un'opportunità. È un tema molto importante, in qualche modo, che mette, diciamo, incomincia in qualche modo a dare un segnale della nostra regione. E quindi il tema di questo convegno è inevitabilmente il lavoro. Purtroppo, quando si affronta questo argomento, vengono alla mente i drammatici dati sulla disoccupazione, tristemente alta soprattutto nella nostra regione, in special modo per quanto riguarda la componente giovanile. L'assenza di lavoro sta diventando sempre più emergenza sociale e sempre più un dramma umano per chi vive questa condizione. Lo dico prima di tutto da padre e in secondo ordine da imprenditore. È un dispiacere sapere che vi sono nella nostra regione e purtroppo anche nella nostra città giovani talmente sfiduciati che dopo aver studiato e inseguito invano un posto di lavoro si arrendono e smettono finanche di cercare un impiego, diventando inattivi e limitandosi a vivere a casa dei genitori, senza alcuna prospettiva per il proprio futuro.